Innanzitutto, il nostro prossimo, attuale, futuro e passato passo, qualsiasi tipo di passo che noi faremo avanti, indietro, di fianco, è quello di innovare un settore dove ci deve vedere inevitabilmente come dei protagonisti dell'innovazione. Noi vogliamo portare un nuovo modello di farmacia all'interno di un mondo che ha tutto la necessità e l'entusiasmo di doversi evolvere e un grandissimo potenziale, una grandissima opportunità sottostante. Noi già l'anno prossimo lanceremo delle applicazioni e degli strumenti che vanno direttamente sui nostri clienti e sul consumatore finale, che sono volti a dare comunque una costruzione, diciamo, a 360 gradi sull'offerta al consumatore, che va dalla fidelizzazione del cliente ai sistemi di CRM, fino alle prenotazioni di visita, alle cartelle cliniche, al mantenimento degli esami, piuttosto che alle proposte di acquisto, di bellezza, di salute e di prevenzione. Quindi questo è il nostro primo passo verso un rinnovamento e un'innovazione del settore, e ci sentiamo in dovere di dover fare questo tipo di gesto, visto che la farmacia in Italia se lo merita per i professionisti che ha e per il tipo di storia che ha. E per noi diventa una sfida eccitante. Allora, io Retailhub l'ho conosciuta quasi un paio d'anni fa. Sono stato piacevolmente contattato dal vostro network. Credo che sia una comunità super smart, molto molto innovativa e soprattutto, per quanto mi riguarda, molto interessante, perché crea contaminazione tra i vari stakeholder e soprattutto tra i vari settori. Noi siamo affamati di contaminazione, noi siamo un mercato retail, diciamo una realtà retail, ma che esattamente retail non è, perché comunque la farmacia è sempre un ibrido, e per noi è importante imparare quotidianamente da tutti quelli che svolgono l'attività retail da tempo e che hanno idee da darci e che comunicano al consumatore in un certo modo. Questo per noi è fonte di dobbiamo essere come delle spugne, e le spugne dentro Retailhub devo dire che si trovano molto bene.